ringrazio innanzitutto della vostra pazienza. Allora, è mia consuetudine, ormai da tanto tempo, di postare sempre quello che dico. Perché? Perché specialmente nell'ultimo periodo abbiamo assistito a molta gente che è molto brava nell'esercizio della piroetta, cioè dice delle cose e poi dopo, subito dopo, ne dice altre. Però siccome per fortuna c'è il web, c'è internet, c'è Facebook, c'è Twitter, c'è la televisione, ci sono molti uomini politici che fino all'altro ieri hanno sostenuto delle tesi anche forti, adesso siccome il vento tira da un'altra parte, ne sostengono delle altre. Però c'è il web e dice, ma tu hai detto qui? No, no, l'hai detto, guarda, ti do le prove. Allora, per non ricadere in quella fattispecie che odio, io tutto quello che dico lo scrivo e lo pubblico, perché poi non lo rinnego, cioè sono sempre disponibile a rifirmare quello che ho detto. E poi, vi dico sinceramente, serve anche per poter far coinvolgere anche coloro i quali non hanno la possibilità di venire ai convegni, di poter condividere anche loro gli atti, diciamo. Una volta venivano fatti nei convegni gli atti del convegno cartaceo, adesso c'è per fortuna il web, c'è questo strumento e quindi noi lo utilizziamo nel migliore dei modi. Poi fra l'altro devo anche dire una nota di orgoglio, perché siamo riusciti a costituire un team veramente formidabile di scenari economici, dove quanti siamo bene o male? Una decina di delinquenti, i quali veramente con il massimo della penegazione si prodigano nel scrivere ogni giorno articoli. Qui poi fra l'altro c'è Fabio, che è un talebano, perché credo che scriva pure di notte lui. Sì. Ah, ecco fra l'altro. Nessuno può dire che esce, vado a uscire, eccetera, perché invece scrive. Quindi la moglie è la più tranquilla di tutte, perché ha una produzione veramente incredibile. E questo, a dire la verità, ci ha dato la soddisfazione di raggiungere per ora ancora il primo posto nella classifica fra i blog economici. Qui nel pubblico c'è pure qualcuno che ho trascinato a scrivere qualche cosa, mi sembra, vero? No, perché ridi? No, perché no, non voglio. Invece poi ha scritto delle cose fatte bene. Ha faticato, perché ha faticato, però ha fatto un bel pezzo. Poi dopo si vede che si è esaurito e non ha voluto fare nulla, però noi lo spediamo sempre. Siamo molto aperti in questo. Prima di leggere la mia relazione, ieri pomeriggio, in uno dei pochi pomeriggi a disposizione liberi dagli impegni accademici, mi sono messo nella mia sdraia in giardino fumando il mio bel toscano, sigaro, e non toscano l'altro, questo, quello che fa su e giù fra Roma e Firenze. No, mi sarebbe venuto un colpo se mi fumavo. Prima di leggerlo, per l'appunto questo, desidero anche comunicare, perché voi già sapete in parte, che abbiamo preso una decisione molto rapida, perché avevamo sempre, noi di Scenari Economici, che ogni minuto praticamente ci confrontiamo in una chat nostra riservata, quando pubblichi tu, non hai visto che cosa è successo, fai te l'articolo, no lo faccio io, no aspetta che lo sto facendo io, non lo fare tu, quindi per coordinarci, sennò sarebbe una babele, e abbiamo maturato praticamente l'idea di fare un movimento. L'abbiamo deciso in 4 e 4 8, no? Giusto? Sì, abbastanza. Esatto. Sì. Fra l'altro casualmente al tavolo ci sono tre dei quattro che hanno materialmente firmato, 24, ma gli altri sono come se fossero stati lì presenti, perché per ragioni, diciamo, logistiche, perché non tutti quelli di Scenari Economici abitano vicino, anzi siamo in tutta Italia, è rappresentata tutta l'Italia, chi sta a Milano, chi sta a Bologna, chi sta a Perugia, chi sta a Roma, chi sta tutto, c'è proprio chi sta a Genova, quindi c'è un po' tutta l'Italia. E quindi abbiamo preso noi l'onere, poi chiaramente sono entrati gli altri e siamo tutti, diciamo, soci fondatori. Abbiamo oggi aperto anche le adesioni e penso che nei prossimi giorni qualche buona notizia arriverà per quanto riguarda la visibilità di alternativa. Ci tengo a precisare due cose importantissime. Primo, non ci collochiamo nell'attuale panorama italiano, non siamo né di destra né di sinistra né di centro, siamo semplicemente degli italiani, punto e basta,
che desiderano riscattare questo paese e soprattutto vogliono ridargli quella dignità che invece è mancata e nel rispetto della nostra Costituzione, perché purtroppo ultimamente la Costituzione è completamente disattesa e ignorata. Se venisse rispettata la Costituzione, gran parte dei problemi in Italia sarebbero risolti. Purtroppo non è previsto questo dalla nostra aggregazione monetaria, lo dirò anche nella mia relazione. Noi cercheremo di tutto, ci batteremo per il referendum, per il no chiaramente, in maniera molto forte, prenderemo grandissima posizione, abbiamo una visibilità piuttosto forte e cercheremo veramente di ospitare tutti quanti qua, tutti quanti coloro i quali desiderano portare avanti queste istanze. La nostra Costituzione è un gioiello, è nata sul sacrificio dei nostri padri, è nostro preciso compito tutelarla. Se non lo facciamo noi, abbiamo visto che altre persone la vogliono calpestare. Noi faremo di tutto, almeno, come dico io, un giorno i nostri figli potranno in maniera più o meno orgogliosa dire che perlomeno i loro padri, cioè noi, ci abbiamo provato. Questi altri non ci stanno provando, anzi la stanno affossando, e quindi è il nostro compito farlo. Molto probabilmente non ci riusciremo perché siamo la minoranza. Però una cosa è certa, noi ci proviamo fino alla fine, perché sono convinto che chi non combatte ha già perso. Quindi noi tenteremo fino alla fine di poterlo fare. Fino adesso abbiamo perso solo delle battaglie, non la guerra. E ricordate cosa disse De Gaulle quando fece l'appello a Londra nei confronti dei propri compatrioti, quando la Francia capitolò sotto la Wehrmacht. Disse: ricordate che fino adesso abbiamo perso solo delle battaglie, non la guerra. Quindi speriamo. E poi, con molta fortuna chiaramente, riuscirono ad allearsi nel modo giusto e a vincere. Speriamo che succeda anche per noi. Detto questo, vado subito, sarò breve, molto conciso, e dei concetti spero di trasmettervi nel giusto modo. Se non ci riesco, perdonatemi, il mio intento è quello di andare proprio a colpire il nervo scoperto. Allora io mi faccio una domanda: se le cosiddette istituzioni europee fossero concepite in modo diverso, ovvero perseguissero diversi obiettivi dagli attuali, e se non ci fosse anche l'euro, la situazione in Europa sarebbe uguale, peggiore o addirittura migliore dell'attuale? È una domanda che ci possiamo fare, no? Cioè, è stato un affare o meno per il nostro Paese e anche per molti altri eurodotati aver partecipato a queste condizioni all'aggregazione monetaria e seguire passivamente tutte le regole provenienti da Bruxelles e Francoforte e sempre più credite a Berlino? Perché noi abbiamo visto che tutte queste regole, meno male, passano da Bruxelles, sono vagliate a Francoforte, che però deve strizzare per ragioni di sopravvivenza l'occhietto a Berlino. Avete visto che la BCE, è vero che dal punto di vista statutario è un organismo indipendente, ma di fatto è condizionato in maniera pesantissima da parte dell'establishment tedesco, al punto tale da poter affermare che in parte la Banca Centrale Europea è una succursale della Bundesbank, cioè il vero governatore, chiamiamolo così, non presidente, governatore della Banca Centrale Europea è di fatto il presidente della Bundesbank, Wieseman, perché deve sempre dire la sua, condiziona sempre, alla stampa tedesca che mettono in cattiva luce qualsiasi cosa viene fatta da parte della BCE che non rientri esattamente nei loro progetti. Però bisogna ricordare che l'Unione Europea è composta da 28. L'euro ce l'hanno 19 paesi, non è una moneta governata dall'euro, dai tedeschi. Qui voglio fare una piccolissima, e permettete, parentesi di un minuto. Guardate che io ho pubblicato un paio d'anni fa un lavoro che mi è costato tanto, perché era in tedesco e quindi ho dovuto tradurlo dal tedesco, perché nessuno ha preso la briga, nessuno lo conosceva, ma è il piano di predominio economico della Germania. Questo piano di predominio della Germania è iniziato a essere concepito nel 1936, per poi raggiungere la sua massima configurazione
il 25 luglio del 1940, quando il suo ideatore, che era l'allora ministro dell'economia del Terzo Reich, nonché governatore della banca centrale, che allora si chiamava Reichsbank, fece al Parlamento tedesco. Ricordo, 25 luglio, da poche settimane la Germania aveva vinto sulla Francia, quindi ormai si dava per scontata la vittoria in Europa della Germania. L'Inghilterra iniziava praticamente a piegarsi sotto la Luftwaffe ed era data per certa la sua sconfitta. Quindi i tedeschi immaginano e pianificano soprattutto cosa sarebbe successo a conquista militare avvenuta in Europa, e per l'appunto tirano fuori questo piano di predominio economico della Germania. Io l'ho tradotto, è possibile vederlo sul web, basta mettere piano Funk, si chiamava Walter Funk quel signore, e è impressionante perché esattamente quello che è avvenuto oggi. C'è un'unica differenza: mentre allora lui la chiamava moneta generale, noi la chiamiamo euro. Questa è l'unica differenza, dove si ribadisce che la moneta generale doveva sottostare ai dogmi previsti dal modello economico tedesco della stabilità dei prezzi e del rigore dei conti, perché loro erano i soli depositari del virtuosismo in economia, e tutti gli altri paesi dovevano concorrere all'esaltazione del potere economico della Germania. C'è addirittura una lettera di Dino Alfieri, che era l'ambasciatore italiano a Berlino, datata 1 agosto, quindi dopo che se l'è tradotta, il quale mette in guardia il governo italiano, quindi mette in guardia Mussolini, per dire: guarda che questi ci hanno dato dei ruoli in questa visione, economica, di pianificazione, di essere dei semplici paese agricolo, non ci danno altri ruoli. Stiamo attenti, perché questi fanno sul serio, c'è la lettera addirittura. Quindi sono dei pericoli che poi dopo si sono purtroppo materializzati, ma tuttavia non con l'uso delle armi, perché allora si sarebbe potuto concretizzare con l'uso delle armi, con la vittoria militare tedesca, ma bensì con la forza dei trattati, dove noi abbiamo apposto la nostra firma, più o meno inconsapevolmente. Questo è il discorso. Allora, io ho detto di seguire passivamente prima le regole provenienti da Bruxelles. Ho utilizzato il termine passivamente perché la conduzione europea si avvale di un sistema che di fatto ha estraniato completamente governi e parlamenti nazionali da qualsiasi potere autonomo decisionale, sostituendosi in toto ad essi, in totale sfregio agli elementari principi sanciti dalla democrazia. I cittadini sono diventati semplicemente dei sudditi agli ordini e voleri di un sovrano dematerializzato. Non c'è più la figura del sovrano con la corona in testa, no? Perché esiste un sovrano dematerializzato che stabilisce ogni tipo di regola senza passare dal giudizio e dalla certificazione del consenso elettorale. Inoltre, c'è da considerare che in passato il sovrano despota poteva anche correre il rischio di lasciarci la testa, lo sappiamo, ogni tanto qualche re traccate. Mentre questa dematerializzazione della figura stessa di chi detiene i poteri in ambito dell'Unione Europea li mette anche al riparo da questa liberatoria eventualità. C'è una commissione, si è dematerializzato, non c'è il sovrano, no? Chi è che ha le spalline con le cose, con lo scettro. Però questi di fatto governano come se fossero dei sovrani despoti, senza tuttavia prendersene poi le responsabilità. In tutto questo scenario l'euro assume il ruolo di ricatto e mezzo coercitivo per costringere i Paesi membri a seguire fedelmente tutte le richieste necessarie affinché il sistema si autoregga e sopravviva. Tutti i meccanismi tecnici adottati sono stati finalizzati per blindare la moneta unica e costringere i vari governi nazionali, ovvero ciò che ne rimane, perché ne è rimasto poco dei governi nazionali, a rispettare le regole senza possibilità di cambiarle, e qualsiasi tentativo in tal senso viene immediatamente sanzionato o con le buone o con le cattive. Vi ricordate le letterine che arrivano? Se uno leggermente
vuole uscire da quei binari indicati da loro, viene immediatamente sanzionato. E c'è l'arma del ricatto, che è l'euro. Tu hai troppo debito pubblico, ti aumento lo spread, tu hai firmato queste regole, ti sanziono. Inoltre, vale la pena anche ricordare che la classe politica dirigente italiana, questa è una forte accusa che faccio, nel lungo processo di aggregazione che ha portato alla moneta condivisa, non ha fatto realmente gli interessi del Paese. Troppo distratti nel dimostrare ai partners e ai propri cittadini che l'Italia era perfettamente in grado di rispettare le regole imposte per il nuovo ordine monetario che si stava creando nel vecchio continente, invece di verificare preventivamente e puntualmente cosa sarebbe successo nel tessuto industriale e sociale italiano se si fosse seguito un modello così diverso e distante da quello finora adottato. Cioè, avete capito l'errore che hanno fatto? Erano troppo distratti nel sventolare la partecipazione alla moneta europea, quindi nel dire ai partner europei, ai cittadini, siamo in grado di poter entrare, vedete che facciamo tutto, mentre invece dovevano puntualmente verificare cosa sarebbe successo nel nostro tessuto industriale, sociale, economico, se avessimo modificato in maniera così radicale il nostro modello. Noi abbiamo cambiato di 180 gradi il nostro modello economico. Nessuno ha detto, ma ci mettiamo a tavolino, vediamo cosa sarebbe cosa succederebbe, possiamo anche dire la nostra. No, noi abbiamo solo accettato passivamente qualsiasi cosa. Lì è stato il grosso errore. Sarebbe stato infatti questo il compito di una classe politica cosciente e consapevole nel fare veramente gli interessi del Paese per potergli garantire un futuro. Adesso i nodi stanno venendo al pettine, adesso ci stiamo rendendo conto degli errori che sono stati fatti. Bisognava entrare a ogni costo, a qualsiasi condizione. Non abbiamo mai avuto un potere contrattuale nelle nostre mani da poter contrapporre a lungo processo di convergenza monetaria. Nessuno di noi politici italiani, è andato lì a dire alt, guardate che se noi adottiamo questo metodo per noi sarà negativo in questi campi. Nessuno. D'altronde l'Italia è stato l'agnello sacrificale sull'altare di Maastricht, l'industria italiana è stata l'agnello sacrificale sull'altare di Maastricht, no? Erano contenti sia i francesi che i tedeschi, gli unici che potevamo dare fastidio all'industria tedesca e francese eravamo noi, li avevamo massacrati. 2 anni fa c'era anche Claudio Borghi, quando a Roma abbiamo fatto la riunione del manifesto di solidarietà europea, abbiamo invitato uno dei fondatori anche di Alternative for Deutschland, fra parentesi Alternative d'Italia non c'entra assolutamente nulla, anzi è la risposta italiana, loro fanno gli interessi della Germania? Noi facciamo quelli del nostro paese, visto che ancora fino adesso nessuno li vuole fare. Bene, uno dei fondatori di Alternative for Deutschland, attualmente deputato europeo, Hans Olaf Henkel, l'abbiamo invitato, è venuto, l'ha detto candidamente, e badate bene, questo signore era il presidente della Confindustria tedesca nel momento del passaggio all'euro, quindi non era l'ultimo dei cretini, insomma, presidente della Confindustria tedesca, non era il, come si chiama, lo squinzi della situazione, capito? Era leggermente più importante. Era il capo degli industriali tedeschi proprio nel momento, il quale ha detto candidamente, detto noi abbiamo aperto le casse di champagne alla notizia che l'Italia era entrata nell'euro a quelle condizioni, perché finalmente abbiamo messo sotto tutela l'industria italiana. Noi eravamo spaventati dalla potenza dell'industria italiana a quelle condizioni. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Inutile dire che cosa ha detto di Prodi. Ve lo faccio immaginare, perché quello che immaginate voi è senz'altro minore di quello che vi potrei dire io, perché l'ha detto lui, l'ha detto il presidente della Confindustria tedesca. D'altronde, la scarsezza dello spessore politico di questi personaggi politici nostri ha fatto sì che cercassero nell'Europa e nelle istituzioni europee quella certificazione a governare che non avevano in casa. Era più facile seguire le regole preconfezionate già belle pronte scritte fuori dalle logiche ed esigenze nazionali che produrne delle proprie tarate concepite per le caratteristiche strutturali interne. Come era più semplice
come era più semplice, per fini prettamente elettorali, scaricare le responsabilità delle scelte in nome dello vuole l'Europa, che per autonome programmazione e pianificazione di politica economica interna a supporto e beneficio delle proprie aziende e dei propri cittadini. C'erano le elezioni, dobbiamo fare delle cose, ma lo vuole l'Europa. Avete ragione, ma lo dobbiamo fare per l'Europa, c'è il sogno europeo. Ed era più facile per un politico, no? È ovvio, guardava la punta del proprio naso. I parlamenti nazionali, pertanto, sono diventati sempre più dei semplici certificatori di leggi, scritte a uso e consumo non del proprio paese, ma imposte da poteri esterni ad esclusivo appannaggio di interessi e logiche sempre più distanti dalle reali necessità di cui invece si sarebbero dovuti occupare. Più dell'80% delle attività legislative dei parlamenti è rivolta infatti al solo recepimento di direttive europee, l'80%. Quindi sono dei passacarte i parlamenti europei, sono diventati. Anche in palese contrasto con precedenti leggi nazionali e soprattutto rispetto a dettami costituzionali. Siccome lo dice l'Europa, noi recepiamo leggi e legiferiamo più dell'80% della produzione di leggi nazionali, anche se sono in contrasto con precedenti nostre leggi e in contrasto con la nostra, con principi sanciti dalla Costituzione. Ma lo vuole l'Europa, ci mancherebbe. È quanto mai opportuno ricordare a gran voce che l'ordinamento comunitario rimane sempre in ogni caso in subordine a quello nazionale. E pertanto non si comprende come alcuni paesi, a iniziare proprio dall'Italia, siano sempre proni e ligi al recepimento di qualsiasi richiesta proveniente dall'Europa, anche quando sussistevano palesi e evidenti elementi di contrasto e di non convenienza. Cioè, prima c'è la legislazione nazionale e la Costituzione, e in subordine c'è l'ordinamento europeo. Noi facciamo il contrario. Cioè, chi è che fa questo? Va contro la Costituzione. Infatti, tutta la rete sapientemente tesa dalle istituzioni europee, ma sarebbe più corretto chiamarla direttamente con il nome di Troica, è orientata a supportare il modello macroeconomico adottato sin dall'inizio dalla convergenza monetaria. Questo modello prevede essenzialmente la stabilità dei prezzi, cioè il contenimento massimo dell'inflazione e il rigore dei conti pubblici fino al perseguimento del pareggio di bilancio come unico presupposto per la crescita. Cioè i tedeschi dicono per poter crescere bisogna contenere l'inflazione al massimo e soprattutto tenere i conti pubblici con estremo rigore fino addirittura a perseguire il pareggio di bilancio. Questo è quello che dice. Tanto da pretendere, addirittura con le ultime indicazioni del legittimo fiscal compact, addirittura l'inserimento nelle Costituzioni di questo principio. Siamo stati, perdonatemi la mia, schiettezza, perdonatemi la parola molto semplice, ma siamo stati gli unici imbecilli dei 25 paesi firmatari dei 27, perché sia la Repubblica Ceca che gli inglesi non hanno firmato, ratificato il fiscal compact, che hanno addirittura modificato un articolo della propria Costituzione, l'articolo 81, per inserire in interno il principio del pareggio di bilancio. Nessun altro l'ha fatto, perché noi dovevamo dimostrare, sempre lì siamo, noi siamo bravi, per carità, facciamo, altrimenti subito, e lo spread arriva capito, il messaggio mafioso, arriva il pizzino, la lettera, allora ti faccio questo, ti faccio quell'altro, infrazione, proprio. Allora tutti, no, noi siamo stati bravi a fare i compiti. Questo modello, tanto caro all'ortodossia tedesco, ma che nella pratica ha gettato nella deflazione la maggioranza dei paesi eurodotati, senza permettere loro correzioni autonome di politica economica, in quanto lo strumento principe deputato a tale scopo, la moneta, non è più governato dai singoli paesi, ma bensì da organismi sovranazionali. Ad esempio, basta ricordare che la nostra Costituzione, che ingloba magnificamente al suo interno una Costituzione economica, perché la nostra Costituzione ingloba una Costituzione economica, cioè dice come la Repubblica deve comportarsi economicamente. Questo difficilmente il popolo, la gente comune riesce a comprendere. Ovvero un preciso modello economico da seguire, mette al primo posto la piena occupazione e non già l'inflazione o il pareggio di bilancio.
Già questo sarebbe in contrasto. La nostra Costituzione, all'articolo 1, dice che lo tutela e persegue, mentre invece l'adeguamento all'ordinamento europeo non ci dice questo, ci dice di stare dietro all'inflazione, al contenimento massimo dell'inflazione, siamo addirittura in deflazione perché sono bravissimi a seguire con pedine, e al pareggio di bilancio, che invece sono i due elementi di contrasto proprio per la piena occupazione. Allora o dell'uno o l'altro, stracciamo la Costituzione o stracciamo i trattati europei dove dicono questo? Io sono per la seconda ipotesi, non per stracciare la Costituzione. Ma sappiamo perfettamente che le forze che governano l'Europa preferiscono di gran lungo la tutela dei mercati finanziari e delle multinazionali, che sono in contrasto col perseguimento della piena occupazione, in quanto non permette il contenimento dei livelli salariali. Prima è stato detto. È chiaro, se io sono un'azienda, più è flessibile e più riesco ad avere un contenimento del salario e quindi maggiore mio utile. È evidente. Non solo, ma perseguendo anche la stabilità dei prezzi, io che sono nel mondo della finanza e sono quindi un creditore e tu un debitore, Stato, ho la garanzia che il tuo debito non si depauperi, perché non c'è inflazione. Perché se c'è inflazione, chiaramente il tuo debito si erode e io che sono tuo creditore vengo depauperato dalla irrosione dell'inflazione. Mi sembra un discorso che gira perfettamente. Il fiscal compact, infatti, è il coronamento massimo di questa visione, che potrebbe funzionare al limite solo per la Germania e i suoi satelliti, che stanno perdendo anche i pezzi, mi sembra, ultimamente, i satelliti della Germania. No, la Finlandia, mi sembra, l'Austria pure. Quindi. Se fosse dotata anch'essa di una moneta autonoma e sovrana, ma non certo per gli altri sistemi economici ben diversi da questa impostazione e bisognosi di politiche economiche più flessibili e disponibili a continui aggiustamenti. Ma abbiamo visto che la Germania dall'altra settimana si sta iniziando a riconiare il marco, perché abbiamo visto che ha fatto la sua bella monetina da 5 euro che circola solo in Germania. Prove tecniche. Allora è consentito tutto. Scusate la mia romanità, ma lo conoscete tutti, il Marchese del Grillo, perché è la massima, diciamo, esaltazione di io so io e voi l'hanno dimostrato, i tedeschi lo stanno dimostrando giorno per giorno, ma noi già lo sapevamo da tanto. Insomma, il modello di conduzione europea e il governo della sua moneta hanno bisogno, per la propria sostenibilità e sopravvivenza, di sospendere sempre più le garanzie democratiche ad appannaggio dei cittadini, al punto di poter affermare che attualmente in Europa siamo in presenza della più subdola e becera fra le dittature, quella economica. Questa è una piena dittatura economica. Non scordiamo però che la più grande conquista dell'uomo moderno è quello di aver attribuito la sovranità al popolo e non da parte di oligarchie autoreferenziali non elette che stanno facendo tornare indietro l'orologio della storia di secoli e secoli. La conduzione economica europea ha spostato il baricentro che determinava l'equilibrio fra i tre pilastri della società moderna, democrazia, Stato e mercato, virando verso troppo regole e tutele di quest'ultimo e generando pertanto continue crisi e instabilità che hanno permesso che aree divenissero sempre più ricche e altre sempre più povere, con conseguenti disastrosi cortocircuiti. Gli Stati nazionali devono essere in grado di controllare e non di subire passivamente questi processi. In ultimo, una considerazione sulla Banca Centrale Europea. Non è corretto demandare a una pseudo banca centrale, in quanto la BCE non è una banca centrale a tutti gli effetti, a iniziare dal fatto che non esiste un sottostante Stato. L'onere di correggere le palesi distorsioni della costruzione monetaria europea. La prova di ciò è che tutte le iniziative e stimoli monetari posti in essere fino ad ora non hanno prodotto minimamente gli effetti sperati. La non possibilità di intervenire direttamente sul mercato primario dei titoli pubblici al fine di finanziare i deficit degli Stati è la conseguenza del contrasto che si produrrebbe col modello economico stesso di riferimento su cui si fonda l'euro, cioè il pareggio di bilancio. La BCE non può andare a finanziare i deficit dello Stato, cioè non può andare direttamente nelle aste
quindi sul mercato primario per finanziare i deficit dello Stato, degli Stati. Perché? Perché è in contrasto col modello che prevede il pareggio di bilancio, se no andrebbero in deficit, quindi non lo può fare. Tuttavia l'unica forza a nostra disposizione non è quello di scendere nelle piazze, questo è quello che noi vogliamo divulgare, ma fare una rivoluzione culturale utilizzando l'arma fondamentale e invincibile dello studio e della conoscenza. Solo riattribuendo i giusti equilibri fra democrazia, Stato e mercato si riuscirà a dare vita a una giustizia sociale vera e sostenibile, altrimenti saremo destinati nel rimanere sudditi di un sempre più temibile sovrano despota dematerializzato. Ricordate questi tre pilastri: democrazia, Stato e mercato. Se c'è equilibrio, c'è progresso e giustizia sociale. Se uno di questi, in particolare il mercato, prende il sopravvento, c'è la fine della giustizia sociale e dell'equità, e noi lo stiamo verificando in questi termini. Questo mio piccolo, diciamo, lavoro si chiama proprio "L'Europa è una becera dittatura e l'euro la sua arma letale". Credo che la conoscenza sia l'unica arma che noi abbiamo a disposizione per poterlo fare. C'è ancora moltissima ignoranza in giro, la gente è terrorizzata, ha paura. Se cerchiamo di divulgare nel giusto modo per il bene del nostro paese e soprattutto per il bene dei nostri figli, alla fine vinceremo. Io spero di aver seminato non un organismo geneticamente modificato, ma semplicemente un piccolo seme di conoscenza per poter far germogliare un giorno una pianta che ci ridia la nostra piena sovranità. Abbiamo 3.000 anni di storia, abbiamo vissuto dei tempi terribili nella nostra storia. Siamo sempre riusciti a uscire fuori a testa alta. Basta vedere che cosa c'è qua dentro rispetto a quello che c'è dalle altre parti. Non piangiamoci addosso, cerchiamo di rimboccarci le maniche, e ciascuno di noi deve fare la propria parte. Non c'è più il tempo di deleghe, dobbiamo ciascuno di noi fare il nostro piccolo, la nostra parte. Alla fine vinceremo, ne sono convinto. Grazie.